Cari cittadini del multiverso, psiconauti, folli, deviati, a tutti voi mostri sublimi che ci seguite, questo è il messaggio del vostro presidente del sigillo di auguri di buon anno e di un felice 2024. Che si spera sia foriero di nuove, oscure, liminali ricerche nelle quali voi tutti intraprenderete un nuovo viaggio. Ma a parte le idiozie del vostro affezionato libraio, come sempre sono qui per. È lunedì e quindi, come sempre, sono qui per darvi un consiglio di lettura. Innanzitutto, spero che abbiate passato un buon capodanno. Per tutti quelli che sono stati qui alla presentazione di Neuromesmerismo, io rinnovo gli auguri e anche a tutti coloro che ci hanno seguito online. È stata una serata veramente, veramente interessante. E colgo l'occasione per ringraziare anche gli amici delle Edizioni Mediterranee che mi hanno aiutato ad organizzarla. Cos'altro? Veniamo al punto del lunedì, il consiglio di lettura, il primo consiglio di lettura del 2024. Tecniche della concentrazione interiore di Massimo Scaligero. Adesso, forse il più tecnico e pratico dei suoi libri, che non mancherà di fornirvi un validissimo aiuto in tutti quei procedimenti di cui ho parlato all'inizio. Al di là, ovviamente, dell'uomo e delle sue idee politiche, che certo io non condivido. I suoi scritti rimangono un cardine per una corretta sublimazione dell'anima affinché entri in contatto con il suo sé superiore, con lo spirito. Ora ne sentiremo come sempre un passaggio tratto dal 17° capitolo intitolato Atarassia magica. La facoltà della inafferrabilità può affinarsi e intensificarsi sino a diventare atarassia magiche. È la possibilità di attraversare in condizione di imperturbabilità il male umano, assumendolo come un dato obiettivo e trasformandolo in bene. Assumere il male come un dato obiettivo è l'operazione del pensiero nell'essenza. Brevemente si può dire che l'atarassia magica è lo stato di connessione dell'anima con l'io superiore o con il logos, tale da fornire la percezione dell'assoluto contenuto sovrammateriale delle cose. Onde non c'è evento che non possa essere riconosciuto come veicolo di una congiunzione con il mondo spirituale. Non c'è nulla che non vada sopportato o affrontato con la certezza di avere a che fare sostanzialmente con un veicolo di elevazione. Non v'è sacrificio che non abbia il suo contenuto di luce. Allora, questo è soltanto un brevissimo paragrafo di un capitolo, però molto interessante, che come vedete ha tantissime connessioni con altri sistemi tradizionali magico-esoterici. Mi viene in mente ovviamente il tantra indù, per il quale la via verso il perfezionamento può talvolta passare attraverso l'inferno, attraverso l'oscurità, attraverso le tenebre più fitte, attraverso il tamas più addensato, ok? Ma potremmo parlare dei mistici cristiani piuttosto che dello sciamano stesso che deve sopportare lunghi periodi di isolamento, difficilissime ordalie,
per poter acquisire quei poteri che poi serviranno all'intera comunità. Ma gli esempi ovviamente possono essere molteplici. In questo caso vengono, come dire, occidentalizzati, e di conseguenza il lettore che ha come dire, un'affinità particolare con il pensiero occidentale potrà trovare in Massimo Scaligero e in Tecniche della concentrazione interiore un validissimo manuale per il perfezionamento della propria mente. Bene, amici, io vi lascio, vi ricordo che la libreria è chiusa dall'1 all'8 gennaio e quindi questo è il mio ultimo messaggio, anche se poi ci sentiremo magari per aggiornamenti. Vi auguro di nuovo un buon anno e mi raccomando, siate tutto quello che potete essere e anche tutto quello che potete non essere.